Una delle guarigioni sciamaniche più diffuse nelle varie culture del mondo è senza dubbio l'estrazione delle energie parassitarie. Nel mio ultimo libro, Guarigione sciamanica, descrivo questa pratica insegnando come effettuarla su se stessi o sugli altri. L'estrazione di energie parassitarie ci permette di rimuovere dal nostro campo energetico, ovvero dalla nostra aura, energie nocive che possono essere la causa di malessere, malattia o sofferenza psicologica. Grazie agli esercizi proposti nel libro e alle pratiche descritte, è possibile allenare la visione sciamanica e riuscire ad individuare queste intrusioni per poi rimuoverle con l'aiuto di uno spirito alleato. Le energie parassitarie non provengono necessariamente dall'esterno. Il più delle volte siamo proprio noi a crearle, soprattutto in quei periodi in cui le nostre vibrazioni energetiche si abbassano drasticamente. Questo può avvenire a causa di stress, litigi o incomprensioni che fanno affiorare in noi forme di pensiero distruttive, sentimenti di rabbia, rancore o tristezza. Per questo motivo, nella visione sciamanica, è molto importante scrollarsi di dosso il prima possibile tutto ciò che appesantisce il nostro cuore, soprattutto per poterci liberare da queste energie nocive prima che diventino pericolose. Perché se rimaniamo ad alimentare i nostri pensieri e sentimenti negativi, senza riuscire a lasciarli andare o a perdonare chi ci ha fatto del male, queste energie diventeranno sempre più forti e distruttive, arrivando a volte anche a compromettere il nostro stato di salute. Nella visione sciamanica, il malessere fisico o psicologico è sempre il risultato di una sofferenza interiore, di un conflitto o di un disagio che stiamo vivendo più o meno consapevolmente. Per ritrovare il benessere è fondamentale apprendere l'arte dell'ascolto interiore e riuscire così a dialogare con la propria anima. Una volta che impariamo a fare questo, veniamo dolcemente guidati dai nostri spiriti alleati verso un processo di profonda guarigione spirituale.